Ritrovati, ho appena installato il Goal Core 2.7 per la Vampire e questo è il core 12x, quello che si può installare soltanto con la USB Blaster e facciamo giusto due prove per darci un'occhiata, ma in realtà l'ho già dato un'occhiata, questo core è velocissimo rispetto a quello che avevo prima ed è stabilissimo, non ha problemi di sorta da quello che ho potuto vedere. E proviamo, partiamo con una demo, una bella demo di Elude. Gruppo veramente mitico. C'è davvero motivo di prendere una scheda Blizzard 1260 o comunque le schede con 0,60 in giro su eBay a prezzi assurdi. E ci colleghiamo a internet, proviamo con Roadshow a collegarci. Ora anche il NetSurf che era non particolarmente utilizzabile, era quasi inutilizzabile per i miei effetti. E questa non è l'ultima versione, perché l'ultimissima versione utilizzerà il JPEG Data Type che comprende anche, cioè che utilizza anche AMMX e che quindi avrà un'ulteriore spinta sulla vampire. Proviamo. Altissima come quella che ho impostato è utilizzabile, comincia ad essere veramente utilizzabile questo browser, oltre ad essere l'unico che fa il display corretto per le pagine web su Amiga 68K. Beneficio della nuova versione del core è il fatto che hanno implementato l'arranger MEM e alcuni titoli che normalmente fanno fatica a girare anche su 1200, ad esempio, perché appunto non c'è l'arranger MEM, sulla Vampire girano perfettamente. Quindi diciamo che possiamo anche dire che la Vampire attualmente è il sistema più compatibile in assoluto per utilizzare giochi e demo Wedge Load. Ovviamente qui ho bisogno di switchare in PAL.
questo è un super classico. Mental Hangover. Era una di quelle poche demo che non mi girava con la Vampire e adesso funziona perfettamente. E vabbè, tutti vogliono vedere Quake, bisognerà vedere anche Quake. Adesso non so se questa sia la versione più ottimizzata. Però è veloce, non ha più quei glitch che avevo visto nella versione beta del core e. Ok, anche per questo video è tutto. Ciao e alla prossima.